Coach, ma le sue sensazioni dopo queste prime settimane di raduno? Allora, siamo una squadra nuova che ha bisogno di conoscerci, però le sensazioni sono buone fin dal primo allenamento. Adesso abbiamo un paio di infortuni che ci accorciano un po' le rotazioni, quindi questo sicuramente è un problema, non possiamo negarlo, anche perché tutte nello stesso ruolo, quindi abbiamo Quindi diciamolo, sicuramente Pedoia e Francesca Mistò. Pedoia e Francesca Mistò. Per fortuna Pedoia non ha il legamento rotto, è una distorsione, però abbiamo davanti un paio di mesi in cui ci mancheranno le due guardie, a titolare il cambio, quindi dovremo un po' capire che cosa fare. Però gli infortuni fanno parte della stagione, quindi è inutile lamentarsi troppo, secondo me in qualche modo dobbiamo fare. Diciamo meglio prima che dopo, e ora andrete a fare un mini ritiro. Diciamo così, 2 giorni quel di Bolzano, quali sono anche le aspettative da queste 2 giorni? Ma allora adesso andiamo su a fare questo ritiro, giocheremo contro Bolzano che è una squadra di A2. In questo momento le partite, nel senso del risultato, contano poco. Conta quello che riusciamo a fare in campo. Avevo visto 20 minuti molto buoni, intensi, contro Giussano, altra squadra di A2. Poi abbiamo giocato con Pegli, abbiamo fatto 30 minuti buoni, quindi l'idea è di continuare a crescere a livello di intensità. Stiamo facendo un gran lavoro fisico, bisogna dirlo, quindi gambe pesanti e tutto quello che ne viene dietro, insomma. Però piano piano si cresce. Anche perché ormai il campionato è alle porte, si partirà in trasferta, poi si inizierà a Vallolona sperando di arrivare ad Azzate. Sì, la speranza è di arrivare ad Azzate perché Azzate è un bel palazzetto, quindi poi è su misura secondo me per la nostra realtà. Allenarsi ad Azzate, giocare a Valleolona, insomma, è sempre un po' una difficoltà, giochi sempre fuori casa, però c'è da dire che le ragazze del campo di Valleolona lo conoscono bene, ci hanno giocato per anni, quindi ci adeguiamo, adesso non dobbiamo accampare scuse, quindi, però se potessimo giocare ad Azzate sarebbe sicuramente un plus.